Adesso, dopo che è stato unito il latte, sta mettendo il caglio. Tutto questo processo è tipico del parmigiano reggiano? È di 800 anni che si fa così. Posso chiedere da dove viene? Ucraina. Ucraina? Marocco. Marocco. Sì. Lei di dov'è? Albania. Albania. Ma è difficile veramente trovare ragazzi che abbiano voglia di venire a lavorare qua? Ma è difficile trovare ragazzi che abbiano voglia di lavorare. Perché io sento le lamentele dell'elettricista, dell'idraulico, del meccanico. Il farmacista, la scatola dell'aspirina è più leggera, no? Però non tutti possiamo fare il farmacista. Siamo in Emilia-Romagna. Qui, negli allevamenti e nei caseifici, il 60% dei lavoratori sono stranieri. Questi sono i due ragazzi che si occupano dei vitelli. Uno si chiama Zagjit e l'altro Gurmit. Ma al momento c'è qualche ragazzo che lavora, italiano? No, tunisini, marocchini, albanesi, rumeni. Però lavorano in stalla prevalentemente indiani sikh. Questa è una sala mungitura a giostra. Mediamente si mungono 40 vacche ogni 15 minuti. A che ora si è svegliato stamattina? All'1:30. All'1:30? Due proprio faticato. Tanti italiani non piace qui mungitura, notte alzare. È faticoso questo lavoro? No, bene così. No? No problema. Se a luna di notte mettiamo la domenica o il giorno di Natale, vieni qua, c'è freddo, stai in piedi per ore dietro ad animali che ti cagano in testa. È un lavoro aperto 365 giorni all'anno, sabato e domenica compresi, con orari notturni, ed è questo che fa sì che molta gente non lo fa. Più o meno quanto prende un mungitore? Un mungitore con gli straordinari arriva sui 2000, più 2000 euro. Netti, lordi? Netti. Io quando sento c'è carenza di lavoro giovanile, i giovani non trovano lavoro, non c'è il lavoro o manca la voglia di lavorare? Manca la voglia di lavorare. Ma qualche ragazzo che abbia la voglia di lavorare nelle stalle ci deve pure essere. Per trovarlo scriviamo un annuncio. Cercasi operaio in allevamento, necessaria voglia di lavorare, impegno e passione. Proviamo a metterlo in un po' di punti della città che sono vicino all'allevamento, frequentati dai giovani. Si cercano mungitori. No, non fa per me. No. Cioè, non voglio essere dopo troppo volgare, andare in mezzo alla merda, non ci vado io. Ho appena fatto una stagione in Riviera Romagnola, adesso sono a casa, per dire. Però sono sempre alla costante ricerca di un lavoro, perché io fermo non ci sto. Ma se io ti dicessi che in tanti allevamenti qua intorno cercano? Non so dare una risposta precisa e secca, soprattutto perché intanto bisogna vedere che tipo di squalo ho fatto io prima, e poi bisogna anche guardare il lato economico. Molto faticoso, comunque alzarsi alle 4 di mattina vuol dire stravolgere molto il tuo ritmo della giornata rispetto agli altri. Di sicuro non puoi essere tranquillo la sera, andare al bar a farti un drink fino a luna di notte. Dico Edoardo, domattina ci svegliamo, 4:30, appuntamento davanti all'allevamento. Io direi no, sinceramente no. Io non sono sicuramente predisposto per alzarmi alle 4 del mattino, perché non riesco neanche a alzarmi alle 8:30 per riuscire a fare quello che devo fare, quindi... Cominciamo questa serie di colloqui. Prego. Si presentano 7 candidati. Noi chiediamo una disponibilità 7 giorni su 7. Si fanno dei turni, per cui 365 giorni all'anno, capita il Natale, capita a Pasqua. Guarda, ti dico, io non sono né sposato, né fidanzato, né niente, quindi non ho genere di La maggior parte di loro non sembra spaventata dal lavoro. No, non mi spaventano, non mi sento più di paura o di... È un lavoro come un altro. Avresti disponibilità, cioè tipo da dopodomani? Lunedì. Ma quando si tratta di passare al sodo... Ma adesso ti dico di sì, però devo controllare anche la mia agenda e... Con che orari? Perché ti spiego, il problema è la macchina, quindi... C'è chi ha problemi a iniziare da subito e c'è chi ha qualcosa da eccepire sull'orario di lavoro. Io personalmente preferirei più le 8 ore con 2 giorni
di riposo a settimana, se giustamente c'è la possibilità di venirci incontro e di organizzarci insieme. Tanto poi Dio vede e provvede. Magari poi tra un po' arriva il reddito in cittadina. Perché no? Se siamo senza far niente e ce lo vogliono dare, lo accettiamo volentieri. Ah, il curriculum. Invece per questo candidato originario del Bangladesh, la soddisfazione del datore di lavoro viene prima di tutto. Lavoro veloce, veloce, lavoro bene, pagato soldi. Non c'è veloce, veloce, lavoro, non paga. I prossimi due aspiranti stallieri sono molto giovani. Scusami, quanti anni? Non fa ancora 20. Tu sei italiano, nel senso che sei nato qua. Dove sei nato? Santo Domingo. Quanti anni hai? 23. Ho fatto montaggio di cucina, mettere le ceramiche, pavimento. Uno già con un sacco di esperienze, l'altro zero. Ho finito scuola quest'anno, ho studiato meccanica e... Piuttosto mi sveglio alle 2, ma so che non devo chiedere niente a nessuno. Quello che ho io, qualsiasi cosa mi vede addosso, perché l'ho preso io con i miei soldi. Volevo provare un sacco perché secondo me è una cosa, a parte divertente, ma... ispirante, diciamo. Saresti disponibile a fare una prova, sì, cioè da subito? Ma c'è anche chi a questo colloquio è arrivato trascinato per la collottola. Hai 22 anni. Lei per suo figlio che cosa vorrebbe? Ha fatto l'alberghiero, però vedi, andare a fare il cameriere non ci vuole andare, non gli piace. Noi cerchiamo qualcuno che ci dia una mano a dare da mangiare agli animali, pulire le stalle. No, c'è un... avevo precisamente questa idea, magari non è proprio, diciamo, proprio. Ma a te allora non lo vuoi fare questo tipo di lavoro, no? Digli quello che ti piacerebbe fare. No, cioè non lo so in questo momento. Gli animali ti piacciono? No. Vabbè, no, allora. Cioè... Ma ascolta, ma te l'avevo detto che non lavoravo. Ma no, non mi... cioè... Beh, ma ascolta, ma io te l'avevo detto che non lavoro del genere, eh? Cioè, non penso di... per me è il campo giusto, ecco. Non è il tuo? Non riuscirei, cioè. Ok, non riusciresti? No, no. Ma scusa, ma ti avevo detto che non, era un negozio di... Inizio, ma non ti citare, ti ho solo attimo, la penso, ma c'è tu. Noi offriamo dei contratti a tempo determinato, partiamo da netti 1.400. Ma perché non vuoi provare? Perché di no. Ma stai prendendo anche la disoccupazione? Sì.